tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Avete visto dal titolo? Beh sì! Torniamo con le reaction al teaser del nuovo film dei Me Contro Te, Cattivissima Natale. E visto che l'avete richiesto in molti, adesso ve lo faremo vedere. Adesso lo faccio partire da adesso! Siete comodi lì dietro? Babbo Natale, quante lingue parli? Comunque una cosa, hanno detto ufficialmente che questo film dovrebbe essere una storia ambientata un po' prima di tutti i film che abbiamo visto, e dovrebbe essere infatti tra La Vendetta del Signore S e Un Mistero della Scuola Incantata. Perciò andiamo a vederlo. Parli? Quanti anni hai? Come fai a mettere tutti i regali nella slitta? Basta, Pongo! Stai un po' zitto! Sei più fastidioso di mia figlia! Comunque, io sono qui. Fermi tutti! Di tua figlia? Oh mio Dio. No, non ci posso credere. Comunque una cosa, io in questi giorni sono un po' eccitata, perché primo sta per ricominciare la scuola e secondo manca un mese e a ottobre farò recitazione. Quindi quando vedo un film mi emoziono molto, perché non lo so, è una cosa così. Vabbè, continuiamo. Tutti, è il trova slitta. Ma dove siamo? È la casa di Luisa. Sì. Me contro te, prese. Oddio, ho bloccato un po' male. Adesso c'è soltanto una U. Presenta Cattivissimi a Natale, dal 12 dicembre al cinema. Avete capito la notizia? Super sorpresa, Me contro te! Aiutalo, io cosa fai? Troppa euforia, calmati. Ragazzi, è incredibile, noi siamo finalmente felicissimi di potervi svelare la super sorpresa che tanto stavate aspettando, ovvero il nostro film di Natale! Il titolo del film sarà Cattivissimi a Natale e ovviamente uscirà nel periodo natalizio. Quello che avete visto a inizio video è il teaser del film, ovvero un piccolo spoiler di quello che vedrete poi nel film. Non è ancora il trailer ufficiale, quello sarà pronto e poi lo vedrete tra qualche mese. Ma intanto potete vedere già da questa clip tantissimi spoiler e tantissime cose che succederanno in questo film. Lui, io non so da cosa partire prima, ma per caso abbiamo capito bene? Quella bambina è la figlia di Perfidia? Sì, avete capito bene, la figlia di Perfidia. Ma Perfidia, così cattiva, assistente del signoresse, forse ancora più cattiva del signoresse. Povera, mai una bambina. Ma soprattutto, beh, se ha una figlia, perché non l'abbiamo una vista bambina finora? Sicuramente troveremo una risposta in questo film. Non vi spoilerò, infatti, con chi l'ha fatta una figlia. Vabbè, magari l'ha adottata, io ne so. Non vi spoileriamo ancora come si chiama. Però non credo, diciamo soltanto, perché Perfidia non credo che sia così gentile, perciò non lo so, e ci stanno molte cose che ci devono ancora svelare i Me contro te. Che ha un nome molto particolare. Ma wow, prima di parlare del film dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché come sapete qualche mese fa è uscito Me contro te, il film Operazione Spie, il capitolo, sì, finale della nostra saga. Già, a proposito, in Operazione Spie un amico di Noemi, di Memi, se ci seguite da tanto la conoscete, è mia sorella di 20 anni, che ha un amico che si chiama Mattia, che ha fatto il bullo nel film di Me contro te, il film Operazione Spie. Ciao Mattia, se stai guardando questo video ti salutiamo e continuiamo a guardare. Non credo sia molto lungo, perché ho visto che va molto velocemente la barra. Perché la nostra saga è composta da quei sei film che già avete visto: La Vendetta delle Signoresse, Il Mistero della Scuola Incantata, Persi nel Tempo, Missione Giungla, Vacanze in Transilvania e Operazione Spie. Quelli sono i sei film della saga. Infatti questo qui non ha nel titolo Me contro te il film, ma Me contro te presenta. Proprio perché questo film è un capitolo a parte.
morte. È come se fosse una storia a sé, che più o meno all'interno della saga si colloca come se fosse in mezzo tra La vendetta del signor S e Il mistero della scuola incantata. Voi avete visto? È quello che vi avevo detto. Beh, anche se non li avete visti, non vi preoccupate, perché questo film potrete vedere. Perciò praticamente dalla nostra prospettiva, della prospettiva dei film che abbiamo visto noi, sarà ambientato nel passato, poco prima di tutti i film che abbiamo visto, e quindi sarà poco prima che è uscito Il mistero della scuola incantata. Vederlo a prescindere, perché è come se fosse un nuovo capitolo. E come potete già vedere dalle prime immagini, ovviamente ci sarà il signor S, che sarà praticamente il protagonista del film. Infatti cattivissimi, perché i cattivi avranno un ruolo molto importante in questo film. Perché dobbiamo dirla tutta? Seppur molto cattivi, in realtà il signor S e Perfidia sono molto simpatici, ci fanno tutti ridere. Sì, ci fanno ridere combinando guai. E a proposito di guai, ovviamente c'è anche il nostro amico Pong. Ci farà divertire tantissimo, no. Speriamo che non si mangi tutti i panettoni. Ma ovviamente il film è ambientato a Natale, e quindi ci sarà anche Babbo Natale. Conosceremo il vero originale Babbo Natale. Andremo fino al Polo Nord per vivere un'avventura incredibile con tutti gli elfi di Babbo Natale. Per la prima volta potrete vedere un nostro film natalizio. Vi immaginate con la neve? Vero, perché finora avevano fatto solo canzoni natalizie. Io stavo aspettando proprio il film di Natale, non l'avevano ancora fatto. Cioè, c'è il film di Halloween e pure quello di Natale, delle festività più famose al mondo, mondiali. Merry Christmas, Happy Halloween. Con le renne, i regali di Natale. Sarà incredibile, perché finora abbiamo vissuto delle avventure nella giungla, delle avventure in Transilvania, delle avventure a scuola, ma mai un'avventura così avventurosa a Natale. Noi siamo sicuri che il film vi farà impazzire, perché ovviamente ci sono tantissime citazioni della nostra saga e soprattutto tantissimi nuovi personaggi. Cose da... Allora ragazzi, mi sembrerà un po' strano forse, però io non vedo l'ora di fare recitazione, perché io uno dei miei tantissimi sogni è quello di fare un film. Ovviamente ne farò un giorno uno tutto mio, magari per il canale come Me contro te. Però quanto sarebbe bello recitare in un film dove tu non sei il protagonista, che magari fai la comparsa pure per un secondo, apparire nel cinema come un'improvvisa apparizione, andare al cinema e vedere quel film dove sei comparso tu, oppure l'hai doppiato o ci hai cantato dentro, sarebbe bellissimo. È per questo che mi piace un sacco la recitazione, perché poi quando tipo anche fai il saggio, tipo anche quando canti, infatti io mi sono dispiaciuto un sacco che non ho potuto fare il saggio di canto, però se l'avessi fatto sarei stata felicissima di sentire per ore sul video ricordo io che canto, sarebbe stato bellissimo. E mamma però mi ha detto che il saggio di recitazione non me lo farà scappare. Scoprire, sarà bellissimo. Io non ce la faccio ad aspettare fino a Natale. Ma non possiamo, cioè, dobbiamo aspettare tutti questi mesi. Che poi lui pensaci, cioè, già il Natale di per sé è un periodo incredibile, perché ci sono regali, perché c'è il Natale, c'è la famiglia, c'è l'albero di Natale, ci sono le vacanze di Natale. Pensa che quest'anno si aggiunge anche andare al cinema con gli amici a Natale, mentre fuori nevica, piove, tu ti metti in giubbottino, esci e ti vai a divertire con gli amici al cinema. Io già ve lo dico, potrete tranquillamente scrivere nella letterina per Babbo Natale di vedere il nostro film. È già il regalo di Natale perfetto. Esatto, non dovete star lì a cervellarvi per cosa desiderare. È molto semplice. E poi lui, nel teaser, si vede che tutti i vari personaggi sono all'interno di una navicella, dico bene? Già, quella lì è la navicella spaziale del signor S. Ci ha lavorato probabilmente tutto questo tempo e per la prima volta li vedremo volare nello spazio con una navicella spaziale. Tu sei un vero scienziato, quindi secondo te si può fare? Si può creare una navicella spaziale per volare? Beh, secondo me il signor S può fare questo e altro. Ma soprattutto, chissà che piani malefici avrà per distruggere il Natale. E poi c'era anche Pongo con loro. Sicuramente non voleva distruggere il Natale, ma stava distruggendo
la mente di Babbo Natale con tutte quelle domande. Quante domande gli ha fatto? Non lo so, ma noi siamo veramente super curiosi di scoprire la figlia di Perfidia. Sarà stupendo, potremo vedere quella piccola peste insieme al signoressa, insieme a Pongo, insieme a Babbo Natale. Aspetta, aspetta, lui, tu la chiami piccola peste, ma siamo sicuri che la figlia di Perfidia sarà cattiva? Magari sarà buona, noi non lo possiamo sapere, magari è la bambina più adorabile del mondo. Effettivamente è vero. Non lo so. Devo dire che un po' la faccia da monellina ce l'ha, però non possiamo fare spoiler, lo scoprirete nel nuovo film. Effettivamente, Sofì, ma sarà buona o sarà cattiva? Secondo voi? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Ma fermi tutti! Secondo me sarà... secondo me non sarà né troppo buona né troppo cattiva, cioè... secondo me sarà un po' monellina, però neanche troppo deliziosa da ascoltare. Secondo me sarà un pochino normale, cioè non lo so, ragazzi, secondo voi? Loro nel teaser dicono che nella navicella spaziale hanno una destinazione. Cioè in casa nostra? Già! Cioè, allora, signoressa, Perfidia, figlia di Perfidia, Babbo Natale e Pongo. Già è un gruppo molto strano, ma soprattutto cosa ci vengono a fare a casa nostra? Noi a Natale vogliamo stare belli tranquilli. Noi abbiamo il nostro alberello, i nostri cagnolini, la nostra famiglia. Non ci manca niente, i regali. Ah, a proposito, ragazzi, sono tornati Kira e Ray. Andate a guardare i video dei Me Contro Te e vedrete che sono tornati il loro chihuahua. Chihuahua. Ok, scusate, dovevo farlo per forza. Perché ho visto un film su Chihuahua dove questa canzone l'ha cantata pure Carolina una volta sul suo canale. Però la conoscete Carolina ben venga, eh? Sì, lei anche una volta l'ha cantata sul suo canale. E questa canzone fa così. Chihuahua, vabbè, non continua, se no il video dura un'eternità. L'allegria, la cioccolata, non vogliamo rotture, non vogliamo cattivissimi no, a Natale, no. Soprattutto, perché Babbo Natale è con loro? Cioè, è stato tipo rapito? Allora, se viene Babbo Natale per me va bene, perché magari vuole portare regali di persona, magari finalmente ci conosciamo. Perché ogni volta ci provo ad incontrarlo. Ma che gente... gli lascio i biscotti e il latte e poi cerco di spiarlo. Vorrei vederlo. Va bene, questo non si può fare. Ma senti un po', io sono sicuro che anche voi guardando questo teaser avrete mille domande su questo film. Allora vi propongo, scrivetecele tutte qui sotto nei commenti e magari noi faremo un altro video dove rispondiamo a tutte le vostre domande e curiosità. Cosa ci vengono a fare a casa nostra? Non lo so, lui... devo fare delle ricerche. Io inizierei a preoccuparmi. Noi siamo pronti per un Natale cattivissimo. E voi siete pronti? Ci vediamo quest'inverno con Cattivissimi a Natale. Ciao. Allora ragazzi, questo video finisce qui. Bene ragazzi, prima di terminare il video salutiamo, allora, Serena e Martina, che ci ha chiesto di fare questo video. E ricordate, se volete essere salutati pure voi nei prossimi video, vi potrete mettere like, così ci rendete felici, e commentare con il vostro nome e vi saluteremo. Perciò tenetevi sempre aggiornati, perché in uno di questi video potrete ricevere i vostri saluti. Comunque il video finisce qui, se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, se non vi piace lasciate pure dislike se volete, noi non giudichiamo, se lo volete fare lo fate, ci vediamo al prossimo video, ciao, vi voglio tanto bene piccoli panda, ciao! Ok, qui allora termina la registrazione, come si fa? Ah ok, adesso stoppiamo qua.